Amici della famiglia minimalista, eccoci qua sul nostro canale YouTube. Come al solito parliamo di Risparmio, minimalismo, sostenibilità, crescita se personale. tutti questi argomenti vi interessano, cliccate mi piace al video, iscrivetevi al nostro canale YouTube e oggi scopriremo subito dopo la nostra Sigla 6 buone abitudini per il 2023. Eccoci qua, amici della famiglia minimalista, come anticipato poco fa. Questa rite è morta. Ormai sono morta. È andata, se la siamo giocata, la butteremo di sotto nell'inizio 2023, a Capodanno, a mezzanotte. Esatto. E Le detto cose questo, vecchie si buttano. esatto, quindi tu farai una brutta fine. E detto questo, oltre alla fine di gloria, oggi parliamo di 6 buone abitudini per il 2023. E quali sono queste 6 buone abitudini, Allora, amore? uno è avere un quaderno della gratitudine. Che cos'è un quaderno della gratitudine? È un quaderno semplicissimo in cui noi appuntiamo tutti i giorni le cose per cui siamo grati, per esempio fare una passeggiata, mangiare cose buone, qualunque tipo di cosa per cui noi siamo grati. Quindi una specie d'agenda. No, in realtà è più un quaderno in È cui una noi specie d'agenda. appuntiamo, Una sì, specie di diario in cui appunti specie di tutto. diario in cui ogni giorno Diario di bordo. appuntiamo le cose per cui siamo grati, che può essere una cosa semplicissima come fare una passeggiata, come vedersi con delle amiche, come camminare. E tu ce Come l'hai? mangiare delle cose Tu buone. ce l'hai? Sì, c'ho anche le gambe. No. È il diario. Sì, infatti volevo farvelo vedere, però alla fine è Non una lo fa, cosa un po' troppo solo tiene personale. lei, il segreto d'estate. Esatto. Seconda cosa che buon Seconda proposito. cosa è leggere almeno mezz'ora al giorno. Qualunque cosa che vi piace, che può essere un romanzo, che può essere crescita personale, che può essere un romanzo di storia, che può essere qualunque cosa vi piace. Possibilmente un libro cartaceo comprato al mercatino dell'usato. Se Sì. non lo trovate al mercatino dell'usato, va benissimo, un libro nuovo. Evitiamo questi ebook, questi reader che sono troppo moderni. Leggere un libro significa leggere un libro. Vabbè, però ognuno di noi magari, che ne so, ci sono quelli che gli piace È un Harry mio Potter parere personale. e Non posso dirlo? È Reader. vietato? Sì. Ah, ok. No. Terzo Poi. elemento, buon proposito per il Esatto. 2023. È fare yoga. Allora, yoga aiuta tantissimo sia Ma pure per. questo però è una cosa che pensi tu. Ma magari c'è chi non gli piace yoga. Vabbè, io dico le sei buone abitudini mie, poi Ah, dopo. ok. Quindi fare yoga. Fare yoga. Allora, yoga aiuta non solo a muoversi, quindi comunque fare stretching, fare movimento, ma anche per ricongiungerci con noi stessi, con alzare le nostre vibrazioni. E quindi questo. Quarto buon proposito per il 2023. Avere pensieri positivi, perché tutti noi tutti i giorni abbiamo dei pensieri non tanto positivi, Think perché, positive. esatto, invece la cosa fondamentale è scacciare via quelli brutti e tenersi solo il buono, tra cui anche i nostri pensierini buoni. All'inizio sembrerà complicato, perché la nostra mente tutto il giorno pensa. Pensa a menar marito. Perché la nostra mente tutto il giorno pensa a un qualcosa di negativo, in realtà. Invece dobbiamo sforzarci a pensare cose buone, cose positive. Quindi un altro buon proposito. Quinto buon proposito. Quindi un altro buon proposito è pensare cose Ah, ok. buone. Quindi quarto era cominciare cose buone. Quinto buon proposito. Fare meditazione. Fare meditazione significa che ci mettiamo nella nostra stanzetta o comunque in un luogo per noi silenzioso, calmo, in cui ci sentiamo bene e facciamo meditazione. Meditazione sarebbe. Di solito si fanno così, si fanno le meditazioni guidate. Su YouTube, se cercate, ce ne stanno milioni. Vi mettete dentro la vostra stanzetta o nel vostro letto, e vi mettete con gli occhi chiusi e ascoltate la voce narrante. Ecco, tipo Mirko. Vi aiuta tantissimo a eliminare il negativo, a lasciare andare. Quindi io lo consiglio. Poi Sesto e ultimo buon proposito per il 2023. un po' la finanza personale, quindi risparmiare all'inizio mese, l'abbiamo parlato 10.000 volte sul nostro canale, quindi non mi metterò qui a spiegare che cos'è, Già lo facciamo. già lo facciamo. Per chi non lo facebbe,
facebbe. Chi non lo facebbe, c'è video qua e c'è video sotto. Significa che risparmiare inizio mese, invece la maggior parte delle persone risparmiano a fine mese. O non risparmiano affatto. O non risparmiano affatto. Perché risparmiando a fine mese? Non rimane niente, invece la cosa fondamentale è risparmiare inizio mese, quindi mettere, che ne so, prendete 1000 euro, 100 euro li mettete da parte. Minimo è il 10% delle vostre entrate. Ad inizio mese, così ogni mese si cumulano. Quindi, questi erano i 6 buoni propositi, le 6 buone abitudini da prendere per il 2023 di Gloria. Niente, quindi vi auguriamo comunque, fateci che... sapere voi se avete altri propositi, altre abitudini da prendere per il nuovo anno. Noi vi auguriamo un sereno 2023. Mi raccomando, non fate i botti perché gli animaletti si spaventano. Poveri animaletti, soprattutto quelli randagi, quindi pensate a loro. E soprattutto, se fate i botti, fatene bene attenzione a quello che fate, perché esatto, altrimenti le ditina vi salutano. Detto questo, un felice anno nuovo. Vi auguriamo un anno bellissimo. Ci rivediamo l'anno prossimo. Gioia e piena di felicità. E ci rivediamo l'anno prossimo con la famiglia minimalista. Tutto questo, il nostro blog si sta aggiornando, quindi seguiteci sui social, seguiteci sul blog con l'anno nuovo e iscrivetevi. Ci vediamo al canale. Cose buone. Esatto. Cose buone. Quindi alla prossima, amici della famiglia minimalista. Ciao. Ta-ta-r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 a-ta